Quando parliamo dello scambio colombiano, pensiamo più spesso all'Europa che all'America, pensiamo cioè a quello che è venuto dall'America per arricchire il patrimonio alimentare europeo. Ma in realtà potremmo anche invertire il discorso, pensare a che cosa gli europei hanno portato oltreoceano e ci accorgeremo che il quadro è ancora più ampio e significativo e in qualche caso devastante. Gli europei portarono oltreoceano i tre antichi cardini dell'agricoltura mediterranea, il grano, la vite e l'olivo, e con esso il vino e l'olio, che in America erano completamente sconosciuti. Portarono i buoi, i cavalli, i maiali, investendo su sconfinati pascoli e praterie che nei secoli successivi avrebbero garantito carne in abbondanza sul mercato europeo. Portarono anche due prodotti spesso noi pensiamo come americani e che in verità sono piuttosto europei, piuttosto che americani, cioè il caffè e la canna da zucchero. Non sono in verità prodotti europei, entrambi sono prodotti del Medio Oriente orientale, quelli dei turchi e degli arabi che l'avevano fatti conoscere agli europei negli ultimi secoli nel Medioevo. Ma ecco che anche spagnoli e portoghesi, una volta conquistata l'America, non tardarono a trapiantare in nuove terre questi prodotti. Nuove terre, nuove colonie, ideali per raccogliere il caffè, la canna da zucchero dal punto di vista climatico, mentre gli indigeni, poi ridotti poi in schiavitù, riportati dall'Africa anche, garantirono una manodopera molto facile e molto a buon mercato per lavorare le nuove piantagioni.